Fabrizio Di Guardi, vorrei partire dalla partita di domenica, la sconfitta Scandicci, ha avuto modo di parlare anche con il presidente Ferretti, come ha preso questo risultato? Immagino sperasse in un debutto diverso, no? Per la prima da presidente. Beh, lui l'aveva detto sabato che comunque vogliamo vincere, ma insomma poi il calcio a volte ti dà dei risultati diversi, però dobbiamo anche vedere come è maturata questa sconfitta, perché ci sono degli aspetti da considerare, dal terreno di gioco a quello che è stata un po' la leggerezza, per usare il termine leggero, di Bianchini, per cui ci sono degli aspetti da valutare. Quindi, diciamo che è stato un incidente di percorso, diciamo così. Oggi ha parlato anche alla squadra, allo staff, si trova anche in una situazione un po' particolare, no? Una piazza che sta premendo, i risultati che non arrivano, insomma, da questo punto di vista la società cosa intende fare? Ma in questo momento non c'è una presa di posizione, se ci riferiamo all'allenatore, anche perché, ripeto, vedendo le ultime 5 partite dove è stato messo mano a quelli che possono essere stati i miglioramenti, dove comunque l'allenatore ha avuto modo di interagire con De Nicola su quelle che erano le esigenze da lui richieste, per cui tutto sommato sono maturate 2 pareggi, 2 vittorie e una sconfitta, per cui aspetterei un attimo, non sto parlando di un tempo illimitato, però insomma vediamo un attimo prima di parlare di una disfatta totale. Poi è chiaro che la piazza da sempre, anche l'altro anno quando andava abbastanza bene, poi avevamo un Pontedera che ha fatto un campionato da soli, ha sempre fatto certe richieste, vediamo nelle prossime settimane, insomma, quello che vediamo, che dobbiamo fare, insomma, diciamo così. Ha timore che questa squadra non riesca ad evitare i play-out, o no, peggio addirittura? No, quello no, non me lo pongo il problema, nel senso, perché sono abbastanza fiducioso, ma anche perché credo nella squadra, credo in quello che si può realizzare a livello tecnico, e basta una continuità maggiore di risultati e ci scrolliamo di dosso parecchie squadre. Insomma. Chiedo un'ultima cosa, oggi ho avuto una riunione operativa anche con i dipendenti della sede, con tutti quelli che compongono l'organigramma, mi dice un paio di cose che sono più urgenti da fare nel breve periodo adesso per la nuova proprietà, per lei che è direttore generale, per il presidente Ferretti. Innanzitutto cacciare via chi ti ha dato questa notizia, nel senso che le nostre riunioni sono... No, scherzo, a parte tutto. Ma le priorità, io l'ho detto sin da subito, che comunque per poter fare una grossa squadra a livello di risultati bisogna anche avere una grossa società a livello strutturale. Da imprenditore, come lo sono io, come lo è il presidente, non possiamo non prescindere da questi aspetti. Per cui con loro abbiamo parlato, ognuno per la loro competenza, quelle che sono le linee guida da portare avanti, quello che era ieri, perché io pure stando dentro alla società di prima non è che ero parte attiva, come per certo qual modo devo esserlo adesso per l'incarico che ricopro, per cui secondo me va soltanto motivato e migliorato quello che c'era prima. Insomma.